Sono Robert Redford. Sono sempre stato affascinato dal West americano, inteso come spazio geografico e periodo storico. Nel corso di questa serie vi aiuterò a capire come nell'arco di 30 anni uomini come Jesse James, Toro Seduto, Billy the Kid e Wyatt Earp abbiano scritto la storia della frontiera e il futuro degli Stati Uniti. È una ricostruzione completa di uno dei passaggi cruciali per questo paese. Questa è la storia del West. Dalle ceneri della guerra civile nasce una nuova generazione di americani, pronti a giocarsi il loro destino nelle terre sconfinate dell'Ovest. La vita era davvero dura dopo la guerra civile e davanti a loro si estendeva un vasto continente ancora inesplorato. È da qui che è partita la conquista del West. Nell'arco di un trentennio, i coloni occuperanno più di 174 milioni di ettari di terra. Ma mentre il governo lancia la corsa verso ovest, gli sconfitti della guerra civile tornano a reclamare ciò che hanno perso, diventando dei fuorilegge. Vogliamo i soldi di questa banca! Chi è il cassiere qui? La guerra appena finita rischia di ricominciare. Erano tempi difficili e solo i più duri sopravvivevano. Nessuno si aspettava di vivere a lungo. La guerra arriva sulle grandi pianure e un popolo di guerrieri combatte per difendere il proprio mondo. Manderemo Custer con 1200 uomini per braccare e stanare Cavallo Pazzo, Toro Seduto e le loro bande. Faremo il necessario per cancellarli. Questa è la storia di un'epoca dominata dalla violenza, scritta con il piombo e con il sangue, con battaglie combattute da uomini comuni, diventati leggende, lotte che determineranno il futuro di una nazione. Il West ha creato gli Stati Uniti e questo molti non lo ammettono o semplicemente lo hanno dimenticato. Era un orizzonte di libertà che ha modellato l'anima dell'America. Questa è la storia del West. All'inferno. Prima tu. La storia del West comincia alla fine della guerra civile americana. Jesse James è un giovane soldato sudista, aggregato a un gruppo paramilitare, la banda di Quantrill. Era un gruppo che svolgeva azioni di guerriglia per la Confederazione. Non combattevano una guerra convenzionale, ma colpivano con grande violenza e prendevano di mira tanto i militari quanto i civili. Arrivano, scappiamo! Stanno scappando! Inseguiamoli! Stanno scappando! Avanti! Forza! Andiamo! Forza! Questa parte! Forza! Andiamoli a flank! Muoviamoci! Avanti!
Nella primavera del 1865, Jesse James viene ferito e catturato dall'esercito nordista. E adesso, dillo. Giuro solennemente che sarò eternamente fedele agli Stati Uniti. Dillo. Jesse James è costretto a giurare fedeltà all'Unione. Durante la sua prigionia, il Sud si arrende e dopo 4 anni di spargimenti di sangue, la guerra civile giunge alla fine. Sopravvissuto alla ferita quasi fatale, Jesse James torna in Missouri, ma trova solo morte e distruzione intorno a sé. Dopo la guerra civile, il Sud era un inferno, era in rovina. C'era un grande risentimento verso il Nord e le autorità federali. Molti erano segnati dalla violenza, nel corpo e nella mente. Il Missouri è uno stato di confine e qui la guerra è stata particolarmente brutale. Le autorità del Missouri si erano schierate con il Nord. Ma una gran parte della popolazione voleva restare con la Confederazione. Quindi in Missouri si è combattuta una guerra fratricida. È in questo contesto di violenza, in uno scenario di fratello contro fratello, che Jesse James torna a casa. Jesse scopre che la guerra non ha solo distrutto la terra in cui è nato. La sua famiglia non ha più nulla. Ti trovo bene, Frank. Tu invece fai schifo. Scommetto che hai ammazzato tante giacche blu. È bello essere a casa. Mamma, ti promettiamo che ci rimetteremo in piedi. Io e Frank penseremo a tutto. Jesse e il fratello Frank erano cresciuti in una famiglia di contadini. Il padre era andato all'Ovest come cercatore d'oro ed era morto lì. La madre, Zerelda James, era rimasta sola e questo aveva rafforzato il legame tra lei e i figli. Ancora tormentato dai demoni della guerra, Jesse cerca un modo per aiutare la famiglia a risollevarsi. Alla fine ha un'idea. Forma una banda. C'è qualcosa. E inizia a compiere i primi furti. Sì, forza! Jesse James e i suoi familiari sentivano di essere stati derubati di tutto dopo la guerra civile. E quindi ora volevano riprendersi ciò che gli era stato tolto. Svelti, svelti, andiamo! Prendi questa! Forza, andiamo, andiamo! Ma l'esercito dell'Unione reagisce in fretta. Jesse, coprite tutto. Sbrigati. Come va? Che c'è nelle casse? Cibo e roba secca, un po' di mais. Avete fame? Dacci dell'acqua. Non prendiamo ordini dai nordisti. Frank! Prendo l'acqua.
fresca dalla sorgente. Fa davvero schifo. Sì, noi ci siamo abituati. Perquisite la casa. Prendete tutto. Sì, signore. Stanco dell'occupazione nordista, Jesse James è sempre più determinato a reagire. Jesse James non si era mai reinserito nella società. Non accettava l'esito della guerra e considerava i nordisti alla stregua di invasori. Gli attacchi di confederati come Jesse James si moltiplicano in tutto il sud. Presto le notizie arrivano fino nella capitale federale, a Washington. È appena arrivato. Mi lasci solo. L'uomo che deve fronteggiare le crescenti turbulenze nel sud è lo stesso che ha conquistato la vittoria sugli stati secessionisti. Il comandante in capo dell'esercito federale, generale Ulysses S. Grant. Allo scoppio della guerra civile, Grant era considerato da molti un buono a nulla. Un alcolizzato senza un futuro nell'esercito. Ma dopo che diversi generali non erano stati capaci di assicurare la vittoria al nord, Abraham Lincoln aveva deciso di affidare il comando proprio a Grant, con risultati sorprendenti. Il generale Grant era un vero genio militare. Aveva ben chiaro l'obiettivo e sapeva come raggiungerlo. Ora che la tensione torna a salire negli ex stati confederati, Grant è costretto di nuovo ad affrontare i problemi del sud. In quanto capo dell'esercito, doveva gestire gli ultimi strascichi della guerra civile. E aveva capito che il risentimento nel sud portava molti a rifiutare la sconfitta. Grant doveva affrontare tutto questo. Grant non può lasciare che ribelli come Jesse James soffino sul fuoco. Invia nuove truppe nel sud per ripristinare l'ordine e proclama la legge marziale. È passato poco più di un anno dalla fine della guerra civile e la tensione tra nord e sud torna a salire. Nel sud, ex soldati confederati come Jesse James sfidano l'autorità dei vincitori. E il generale Grant invia nuove truppe dal nord per ristabilire l'ordine. Subito dopo la fine della guerra civile, nel sud le autorità avevano istituito la legge marziale e l'esercito si comportava come una forza di occupazione. La gente del sud si opponeva a queste misure, che secondo loro erano una continuazione della guerra civile, con il nord che esercitava un controllo politico sugli stati del sud. L'aumento della presenza militare peggiora la situazione. Per Jesse James e altri reduci della guerra, è la scintilla della rivolta. Gli Stati Uniti sono sull'orlo di un'altra guerra. Grant sa che serve una svolta politica per riunificare il paese. Il generale e il governo federale ricorrono a un piano concepito dall'uomo che li ha guidati durante il conflitto. Abraham Lincoln.
Il presidente aveva capito che l'unico modo per salvare la nazione era dare a tutti gli americani la prospettiva di un nuovo inizio a Ovest. Il fatto di spingersi in territori inesplorati era uno stimolo allo sviluppo e offriva alle persone prospettive di crescita e di successo che sembravano ormai precluse a Est. Inoltre c'era il fascino della sfida all'ignoto, che è sempre presente nello spirito americano. Dal fiume Missouri alla costa della California si estendono quasi 5 milioni di chilometri quadrati di terra di nessuno. C'era l'Oceano Pacifico a ovest e l'Oceano Atlantico dall'altra parte, e in mezzo questi immensi territori. La vera molla era l'idea di avere un'opportunità, la possibilità di una nuova vita. Ora la sfida è aprire una via rapida e diretta verso l'ovest. E Grant ha già la risposta. È lo stesso mezzo che gli ha consentito di spostare velocemente le truppe durante la guerra civile. Ehi, non siete qui per dormire! Al lavoro! La ferrovia. Tenete il ritmo! Forza! Avanti! Per accelerarne la costruzione, il governo spiana la strada alle compagnie ferroviarie. Milioni di ettari di terra a costo zero. Ad ogni chilometro di binari che veniva realizzato, le compagnie diventavano proprietarie anche della terra che si estendeva ai lati della ferrovia. L'atto approvato dal Congresso può essere considerato l'affare del secolo. 70 milioni di ettari. A tanto ammonta il regalo del governo. Una superficie più vasta del Texas. Le compagnie ferroviarie prendono la terra avuta gratis e la vendono ai coloni, sfruttando una capillare campagna pubblicitaria che presenta il West come un paradiso da popolare. Il miraggio di nuove opportunità era allettante. Anche un povero immigrato poteva acquistare 20 ettari di terra e iniziare una nuova vita. Era come vincere il primo premio alla lotteria. Quando migliaia di americani migrano verso ovest, scoprono che quelle terre non sono disabitate e che ci sono uomini pronti a lottare per difenderle. La ferrovia si estende verso ovest, portando migliaia di coloni verso nuove terre, occupate da migliaia di anni. Alla fine dell'ultima era glaciale, i primi cacciatori nomadi arrivarono in America attraverso il ponte di terra che univa la Siberia all'Alaska. Nel 1865, circa 300.000 nativi vivono nelle terre dell'Ovest. Il gruppo più numeroso tra gli indiani delle grandi pianure è quello dei Lakota Sioux. Ora nella loro terra inizia un'invasione. Per il popolo Lakota, il 1865 ha segnato una vera svolta. Con l'arrivo della ferrovia nell'Ovest, si sono trovati improvvisamente in rotta di collisione con il progresso. Un giovane guerriero si prepara a fronteggiare senza paura gli invasori. Il suo nome è Cavallo Pazzo. Cavallo Pazzo era un capo militare dotato di enormi qualità, il leader riconosciuto dei Sioux delle grandi pianure. Per i Lakota la terra è sacra e Cavallo Pazzo è pronto a fare il suo dovere per difenderla. Quando i nativi americani videro il treno, capirono che quello era il mezzo dell'invasione, un mezzo protetto dall'acciaio, e andava veloce.
Nel 1866, Cavallo Pazzo prende parte a una sanguinosa campagna nel territorio del Wyoming. I Sioux delle grandi pianure del nord hanno contrastato la colonizzazione e hanno vinto. Nell'arco di 6 mesi, decine di coloni vengono uccisi. L'avanzata americana in quei territori si arresta. Le notizie degli eccidi arrivano rapidamente a Washington. A riceverle è l'uomo che comanda le truppe inviate all'Ovest. L'eroe della guerra civile, il generale William Tecumseh Sherman. Ho ricevuto notizie dai territori indiani. Altri 6 uomini uccisi in una razzia. Il generale Grant non può lasciare la frontiera nel caos o sarà impossibile riunificare il paese. Ordina a Sherman di usare tutta la forza di cui dispone. Alla fine del 1866, quasi 1000 soldati arrivano nel territorio dei Sioux. Cavallo Pazzo sa che toccherà a lui difendere la sua terra e il suo popolo da un nemico superiore per numero e armamenti. Ma confida che riuscirà a prevalere, ispirato da una visione profetica che ha avuto anni prima. Da ragazzo aveva avuto un presagio. Era convinto che gli spiriti gli avessero garantito che non sarebbe mai stato ucciso in battaglia. Si sentiva protetto, era convinto che nessun nemico avrebbe mai potuto sconfiggerlo. Motivato da quella visione, Cavallo Pazzo decide di attuare un piano temerario. I Lakota inviavano dei guerrieri a fare da esca per i soldati. E Cavallo Pazzo partecipava a queste missioni. Era una tattica molto rischiosa, perché significava esporsi al fuoco nemico. Cavallo Pazzo spinge i soldati a lasciare la sicurezza del forte e li attira in campo aperto. A terra! Girarsi! Una volta che il nemico è schierato, Cavallo Pazzo lancia il suo attacco. Pronti! Cavalca da solo. Puntate! E punta dritto contro la linea del fuoco. Fuoco a volontà! È una tattica rischiosa che distrae il nemico. E fa emergere il grande punto debole dei soldati. Svelti! Ricaricate! Il 21 dicembre del 1866, Cavallo Pazzo ottiene una delle sue più grandi vittorie. Sul terreno giacciono i cadaveri di quasi 100 soldati. Passerà alla storia come la battaglia dei 100 uccisi. Ora, oltre a dover contenere la ribellione che cova nel sud, Grant deve fare i conti con una guerra indiana già divampata a ovest, che minaccia il futuro della nazione.
Cavallo Pazzo e i suoi guerrieri hanno ucciso quasi 100 soldati dell'esercito federale in battaglia e la notizia arriva presto a Washington. Incompetenti. Questi selvaggi non combattono come noi. Il comandante dell'esercito, generale Grant, fronteggia la rivolta nel sud. E ora ha una nuova guerra nell'ovest. Capisce che l'unico modo per sconfiggere gli indiani è inviare uno dei suoi migliori comandanti della guerra civile. In quel momento si trova in Texas, a più di 3.000 chilometri, ed è famoso per le sue grandi vittorie e uno stile non convenzionale. Il suo nome è George Armstrong Custer. Il generale Custer era un uomo di grande vanità. Aveva i capelli lunghi e ricci e pare che li arricciasse da solo. Indossava una serie di accessori che completavano la sua uniforme. Portava un fazzoletto rosso al collo, stivali lucidi e un cappello a larghe tese. Era il suo modo di mostrarsi superiore. Dove hai ottenuto le mostrine sull'uniforme, soldato? A West Point, signore. Quarto del mio corso. Quarto nel tuo corso? Signori miei, abbiamo una celebrità qui in mezzo. Tu sai come mi sono diplomato io? Ultimo. Eppure sono davanti a te e comando io. Perché manca un bottone dalla tua giacca? Hai disonorato i tuoi gradi. Hai disonorato la mia unità e anche ogni uomo che abbia mai indossato questi gradi e questa uniforme. Mettetelo di corvée per un mese. Meglio, per tutto l'anno. Custer non è certo amato dai suoi soldati, ma tutti lo rispettano per il coraggio e la ferocia dimostrati durante la guerra civile. Coprite il fianco sinistro! Nella battaglia di Appomattox contribuisce alla resa del generale Lee. Tenente, perché sta ripiegando ora? Fate breccia nel fronte nemico e avanzate! Molti ridevano di lui, ma non in battaglia. Era un grande soldato, di grandissimo coraggio. Gli uomini tremavano quando sapevano che era lui a comandarli, perché non si fermava davanti a niente. Dalla fine della guerra civile, Custer è stato confinato in un remoto presidio di frontiera, dove non succede nulla. Era praticamente un esilio. Custer covava rancore e aspettava con ansia un incarico operativo. Signore. Grant gli offre l'opportunità che aspetta da tempo. Ha ricevuto il comando del 7° Cavalleggeri, che sarebbe stata l'unità di elite dell'esercito nella guerra agli indiani nell'Ovest. George Custer ha finalmente l'occasione di uscire dall'ombra.
e la sua missione lascerà il segno nella storia degli Stati Uniti. Negli anni successivi alla guerra civile, l'ex soldato Jesse James comanda una banda di rivoltosi in Missouri. Allora, vi spiego cosa faremo. Io, Charlie e Frank andremo dentro. La cassa è dietro il bancone. Soldi facili. Finora si è limitato a piccoli furti. Ma con il perdurare dell'occupazione militare nella sua terra, si risveglia lo spirito del combattente. Decide che il modo migliore per esprimere l'odio per il Nord è aggredire la sua ricchezza. Nei primi 80 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti non è stata rapinata una sola banca. Fino a quel momento non c'è stato bisogno di protezioni. E ora, nel sud, sono i nordisti a gestire il denaro. Rapinare una banca è un altro modo per colpire il nemico. Jesse James voleva i soldi, ma puntava a lanciare anche un messaggio. Era un rapinatore con una visione politica. Vuota la cassaforte. Apri la cassaforte. Via. Apri la cassaforte. Aspetta, aspetta. Forte. Via. Apri la cassaforte. Aspetta, aspetta. Dove hai combattuto? Non ero arruolato. Invece sì. Stavi con l'Unione, vero? No. Prendiamo i soldi e andiamo via. Tu eri a Richmond. Non provare a mentirmi, Jesse. Tu hai sparato a Bill Anderson. Jesse James era un figlio della guerra. Aveva ucciso e aveva visto uccidere. Ogni giorno qualcuno moriva. E per lui la vita non aveva più valore. Credeva che quel cassiere fosse l'uomo che aveva ucciso il suo comandante. Ti ho trovato, dannato bastardo. Ci serve per aprire la cassaforte. Bill Anderson era mio amico. Dannazione, Jesse, sdraiati a terra! Forza, Jesse. Dobbiamo andare. Andiamo via, forza! Quel colpo di pistola è stato anche una liberazione. Con quel primo omicidio, Jesse ha scaricato il rancore che si portava dentro da anni. Era ancora tormentato dai ricordi della guerra, dove aveva perso tanti amici. E non riusciva a dimenticare. Era arrivata l'ora della vendetta. Forza, Jesse, dobbiamo andare! Jesse, andiamo, vieni! Tutti fuori, forza! Forza! Vai!
Jesse James diventa il primo rapinatore di banche nella storia americana. Si lascia dietro un cadavere ed ex confederato ottiene la sua prima vittoria contro il Nord. Molti fuorilegge come Jesse James erano stati nell'esercito sudista. Dopo la vittoria del Nord, rapinare le banche era il modo per continuare la loro battaglia come confederati. Il crimine finisce su tutti i giornali e Jesse James diventa subito un ricercato. Vai, tocca a te, Frank. Eccolo qui. Bene. Oggi è un bel giorno per Frank James. Jesse James aveva le idee molto chiare. Voleva riavere quello che gli era stato tolto dalla guerra. La stampa ha iniziato a ricamarci sopra e quando ha saputo cosa scrivevano di lui ha detto: sì, è vero. Se prima avevo dei dubbi, ora so che ho ragione. Sei famoso adesso. Ora che la sua fama cresce, Jesse James alimenta il fuoco della rivolta nel sud. A quasi 700 chilometri dal Missouri, il governo federale deve fare i conti con un problema ancora più grave. Le incursioni dei Pelle Rossa, guidati da guerrieri come Cavallo Pazzo, rallentano l'espansione verso ovest. Il generale Grant crede di avere la soluzione. Un eroe della guerra civile, George Armstrong Custer. Grant aveva tutti i motivi per credere in Custer, che si era distinto come comandante durante la guerra civile. Sembrava l'uomo giusto per risolvere la questione indiana, una volta per tutte. Custer ha l'occasione che aspettava da tempo per tornare al centro della scena. Per mesi va all'inseguimento delle bande di indiani nelle pianure del sud-ovest. Ma il nemico fa sempre perdere le tracce. Credo che Custer avesse la stessa ambizione di ogni ufficiale di carriera. Voleva scalare le gerarchie, ottenere una promozione, onorificenze e gloria. Ma non era facile dopo la fine della guerra civile, perché non c'erano più generali che schieravano 10.000 uomini sul campo di battaglia. Ora il nemico era molto più sfuggente. Custer sentiva che la sua ambizione era frustrata, così come la sua sete di gloria. Finalmente Custer ha una buona opportunità. Il suo reggimento avvista una banda di Cheyenne accampati nei pressi del fiume Washita. Forse sono i responsabili di alcuni attacchi ai coloni e alle truppe. Faccia preparare gli uomini. Hanno mezz'ora. Voglio attaccare con ogni soldato. Ha capito gli ordini? Sì, signore. Alla disperata ricerca di una vittoria militare, Custer si prepara a lanciare l'attacco. L'aggressività di Custer nella guerra contro gli indiani aveva una sua logica. Gli permetteva di rivivere l'esaltazione provata durante la guerra civile, da cui era uscito come un eroe. Sono passati 3 anni dalla fine della guerra civile. Custer torna a cavalcare sul campo di battaglia. E Jesse James infiamma la rivolta nel sud. 2 nuovi fronti che rischiano di lacerare gli Stati Uniti. Molto prima di diventare un fuorilegge,
Jesse James era stato forgiato dal tempo trascorso a combattere durante la guerra civile. A soli 16 anni, si unisce alla famigerata banda di Quantrill, una milizia dedita a compiere azioni di guerriglia nel sud. I Quantrill erano una sorta di guerriglieri che agivano nelle zone di confine della Confederazione. Erano l'equivalente delle bande nordiste, per alcuni aspetti era ciò che restava delle guerre di confine. Prendevano di mira i simpatizzanti nordisti con attacchi fatti per vendetta. Durante questo periodo, il giovane Jesse fa il suo apprendistato di violenza. Incluso un massacro che si consuma nei pressi della città di Centralia, in Missouri. Jesse e il suo gruppo fermano e assaltano un treno carico di soldati nordisti in licenza, disarmati. Per mandare un messaggio al nord, li fanno scendere dal treno. Ne uccidono una ventina a sangue freddo e fanno a pezzi i loro corpi. Jesse ha visto e commesso troppe cose terribili durante la guerra e la sua vita è cambiata per sempre. Sono storie che riguardano molti reduci della guerra civile. Ciò che si portavano dentro li tormentava. La guerra li aveva segnati per sempre e nel modo peggiore. Per Jesse James la guerra non era finita, anche se il Sud aveva perso, e l'ha continuata a modo suo. Questa mentalità è nata durante la guerra civile. La cultura della violenza e l'idea che ogni individuo fosse legittimato a farsi giustizia da sé hanno continuato a vivere a lungo nella frontiera.